Ma no, tutte le volte che mi beccate sto qui a mangiare, è incredibile. Vabbè, ormai mi avete beccato. Sto mangiando le polpettine di pollo qua. Uno spettacolo. Quarto all'otto. Adesso, pappa, adesso si prepara e si va. Via, via, via. Nuvole, nuvole, 8 e 20, fa freddino qua, ma spero che riscaldi un pochino tra poco. Oh boy, ragazzi, ho fatto 20 km, mi pare di morire. Oggi sarà dura davvero. Dura, dura. C'ho le gambe che non vanno più. Ma adesso sono qui al supermercato, mi faccio una colazioncina dolce. Spero che gli zuccheri mi arrivino al cervello. Sono veramente ai sgoccioli. Pregate per me, pregate per me. La cosa che mi fa schizzare il cervello nei supermercati finlandesi è che è tutto sparso. Cioè, le bevande così zuccherate le trovi qui e le trovate in altri tre reparti. Ci rinviene. Già sono stordito di mio, vado a faccia che c'ho. Poi se mi mescoli tutto così divento scemo. Vabbè, ora mi chiappo una mega Red Bull e poi vedo se c'è un caffè. Muoio. Però ho preso un super energy drink, 1,20 euro. Oh, è enorme, mezzo litro, eh. A Red Bull così costava 3,70 euro. Voglio dire. Boom, energy drink. La bananina. E due bombolacci ignoranti con la cioccolata. Tra l'altro non c'è mai da mettere l'etichetta, quindi sono andato tranquillo. E poi c'era la cassa, la cassiera non sapeva l'inglese e non è riuscita a spiegarmelo. Allora ha preso e è andata lei, ha fatto l'etichetta e è tornata. Poveraccio, l'ha fatto lavorare il doppio oggi. Però tutti gentilissimi. Poi c'era un ragazzo con la sindrome di Down che mi ha lasciato passare avanti, non so come mai. Gentilissimo. Io gli ho detto no, vai pure te, non ti preoccupare, mi ha voluto far passare, bravo bravo. E nulla, ora ci mangiamo sti bomboloni che ragazzi qua. Ah, poi mentre uscivo al supermercato un ragazzo ha visto la bici, la Bianchi anzi, e ha fatto old school nice. Via bomboloni, bomboloni. Via ragazzi, si riparte. Mi ci volevano quei due bomboloni di cocone. Via, via. Siamo pronti, siamo carichi, siamo a 2000. Si morde l'asfalto ora. A dopo. Cioè ragazzi, siamo in città, ci sono le renne. Cioè è incredibile. Qua sono come i gatti. Guarda come mangiano l'erba. È incredibile. Si mangiano l'aiuola. Vabbè. Cioè vado in giro così tra le macchine. È uno spettacolo. Per gli abitanti di qua sarà come vedere un gatto davvero. Non ci faranno neanche più caso.
Cioè, è bellissimo vedere come le renne se ne sbattono il cazzo di tutto e tutti. Se rinasco, voglio nascere una renna. Anch'io voglio sbattermi nelle palle di tutti. Troppo toste le renne. Oh, ma Ken si può stare tranquilli 2 secondi, eh? Guarda che gruppo che è questo qua. Oh, guarda, questa c'ha le corna rosa. C'è un pezzo bellissimo, purtroppo. Purtroppo non l'ho filmato, ragazzi. Immaginatevi. Questi alberelli che crescono così sulle rocce, anche dei piedi. Ma quella giù in fondo. Ragazzi, mi sono fermato un attimo, mi sono accorto che mi è volato il pannello fotovoltaico. Non me ne sono neanche accorto, è incredibile. Ma ora dobbiamo portare 700 grammi in meno, io sono contento quasi. Sono quasi contento. Pensa positivo. A noi non ci facciamo mica scoraggiare da certe cose qua. E noi siamo amanti dell'avventura, figurati. Anzi, abbiamo fatto del bene a qualcuno. Qualcuno si troverà un 80 euro di pannelli fotovoltaici. Siamo contenti. Siamo contenti per lui. Ah, via, via. Pedalare altro che fotovoltaici. Andare. Guarda lì che scialleria. Ah, queste se la spassano, eh? Belle tranquille. E ora andiamo ai Nari. Che ci sarà ai Nari? Ma lo scopriremo tra poco. Siamo ai Nari, qualche chiesetta molto particolare. E poi ci sono le solite case tutte rosse. Chissà come mai le fanno rosse. Mi devo andare a informare perché sono curioso. Io, secondo me, che quando c'è la neve così le vedono bene. Se no, se le facessero bianche sarebbe un bel casino. Andiamo a vedere dopo se la mia teoria è esatta. Sono arrivato in questo parcheggio. Sono tutte le sedie messe così per socializzare, immagino, però con me non ci vuole socializzare nessuno. Ehi, come mai non ci sono socializzati con me? Vabbè, io mi consolo, socializzo col mio lattino proteico banana cacao. Sponsor, banana cacao. A noi ci piace la banana cacao. Ragazzi, sto sdelirando. Sono cotto. Non so anche quanti chilometri ho fatto. Tanto la mia barba è sempre più bionda. Infatti mi scambiano per un finlandese ogni tanto. Sono cotto, ragazzi. È meglio se chiudo qua il video, sennò potrei dire altre eresie. A dopo. Ragazzi, ho riaperto il video perché questo banana cacao è una delle cose più buone che abbia mai sentito. Come mai in Italia non ci sono i banani cacao? Buonissimo, caspita. Se venite in Finlandia, banana cacao. L'ho detto? Banana cacao. A dopo. Ragazzi, ho deciso che
mi fermo in aria per un po', cioè per un po', faccio una pausetta di una mezz'ora magari. Ho deciso di fare il piano di carboidrati con i super maccheroni, che sono incredibili, sono veramente buoni, io faccio lo scemo, ma sono piaciuti un sacco. Safari Bookings, e poi dopo si riparte. Ho fatto 60 km e sono già morto, Dio buono. È dura ragazzi, si è dura. Dopo piove anche, insomma, mangiamoci sti maccheroni, vai. Non ho idea di cosa siano queste spazzole, saranno per pulire le scarpe? Tipo così. Me le immagino così, ho già viste, ma... Se no, non saprei proprio che cosa possono servire. Qua c'è il massimo della boscaggine, signori. Il tempo è bello, le foreste sono belle. Io stavo morendo, ragazzi. Cioè, tutta salita oggi. Oggi muoio. E se non muoio oggi, muoio domani. Ok? Oh! Andiamo avanti così. Però il tempo è bello. Quindi muoio volentieri. Ragazzi, una copertina di renna certo farebbe comodo, eh? Ci vorrebbe davvero. Là ci sono tutte le cornine. E qua c'è una banda di allegri orsi che pescano. Hanno pescato un pescione, fanno festa. Altro pescatore. Insomma, c'è del divertimento da queste parti. Abbiamo appena visto per la prima volta scritto Nordcap da qualche parte. Andiamo ragazzi. Nordcap? Allora la strada è buona, via. 343 km. Oddio. Ragazzi, qui c'è da tenere duro davvero. Ma sto chiamando un sacco di santi su queste strade perché e chiaramente li sto maledicendo tutti. Ma te va da lassù che rampone che è? Tutti così, eh? sali scendi, io arrivo lassù, chissà quanti altri ne vedo. Oh mio Dio. Anch'io sono scemo, eh? Me la sono fatta quasi tutta col 53, no? Pensavo dai 42. Dio, quante energie sprecate! Dio! Cioè ragazzi, è incredibile. Guarda queste strade. Guarda quante curve. Oh! Dietro non si vede, ma è uguale, eh. Oggi non se ne esce vivi. Ragazzi, è incredibile. Prima una a strapiombo, sembrava di essere sulle montagne russe. E proprio quando sei lì che vedi, mamma mia. Roba folle. Oggi decedo. Saluto tutti quelli che mi hanno voluto bene. Oggi decedo, ciao. Ragazzi, questo è il momento più buio del viaggio. Sai, finché c'era l'acqua, vabbè. Ma qui c'ho proprio le gambe che non vanno più. Tutte queste salite mi hanno ucciso. Poi comunque l'acqua arriva adesso, eh? Sicché siamo a posto. Sarà veramente l'ultima fatica. Questi ultimi giorni mi uccideranno o mi daranno gioia. Stiamo a vedere. Boia, ora mi faccio un pannello e vediamo se mi riprendo. Voi non le fate queste cose, eh? Non le fate perché c'è solo da soffrire. Ai ai, muoio. Ragazzi, l'inferno esiste ed è questa strada qua. Questa qua. Tutta quella che sto facendo finora.
Stavo facendo 10 km all'ora. Oh, una roba assurda, non l'ho mai vista una roba così. Veramente. Cioè, fa spavento questa strada. Ma indescrivibile. Spero di morire. Spero che mi venga un infarto così. Così finisco di soffrire. Ah, uccidetemi! Addio ragazzi! Muro di Sormano! No, questo sarà 2 metri al 30%. Io scendo, mi dispiace. Dal video non si vede ragazzi, ma è mostruoso. Oh. Via. Se che appaga una rantolata d'acqua, sono tutto mezzo. E ora per fortuna c'è qui il supermercato, ora mi schiocco un po' qua, vediamo un po' come va a finire la serata. Ragazzi, sono in questo paesino sperduto dal mondo, ho fatto la spesa. Purtroppo mi sono chiappato una sventagliata d'acqua, ora sono tutto mezzo. I piedi soprattutto. E ora è passato. Ora mangio qualcosa perché sono cotto. Sono le 8. E poi si fa ancora qualche chilometro. Sperando di non beccare dell'acqua seria. Per ora l'ho beccata. Ero anche in discesa, quindi l'ho fatta un po' col piede a terra, andando piano piano perché ero sotto il diluvio in discesa. C'ho un po' di cagarella. Non sporco dalla catena. E quindi nulla. Mangiamo. Un sacco di cosine gustose, ma non ve le faccio vedere. Volete vedere? Ho preso i piattini pronti che... Guarda qua. Pitti pannu. Incredibles. Ne mangio un pitti panno, sta a sentire. E poi mi faccio due conti e guardo quanto manca, quanto voglio fare, quanto posso fare, quanta acqua posso prendere. Ne voglio prendere tanta stasera. Quindi. Insomma ragazzi, siamo entrati in Norvegia. Io sto seguendo tutto questo fiume a serpentone, sembra di stare in Amazzonia più che altro. Mi si vede la mazza. Serpenteggia che è un piacere. Ah, comunque per ora niente pioggia. Insomma mia, si chiapperà tra poco, non ti preoccupare. Alla carica. Manca poco signori, manca poco. Benzinaio Norvegia, mi ero pure scordato che non c'è l'euro. I NOC 30 NOC, caffettone, cappuccino per 3 euro. Mi ero scordato che la Norvegia era la Norvegia. Quindi ora ci stiamo poco. Andiamo, va? Qua bisogna pedalare tra una scrosciata d'acqua e l'altra. Un delizioso ponticello norvegese. Ecco, un po' d'atmosfera norvegese. Olè. Via ragazzi, qui in Norvegia si comincia subito a bomba. 11 km di salita. Salita vera, tutta salita. Non sali, scendi. Sicché vediamo di non morire e via, scavalchiamo sto monticello norvegese. Oh, comunque ragazzi si sta da Dio, veramente. Oh, pace, non c'è un alito di vento, non è freddo, mangio spogliato, mi sono aperto la maglia, vabbè. In salita si sa, si fa più caldo. Ah.
E io finché è così pedalo, vediamo che succede, eh? Anche perché se poi domani magari mi sto sotto l'acqua tutto il giorno, quindi se ne approfitta. Oh, qui le zanzare sono più cattive, eh? Se vado troppo piano mi inseguono in bicicletta, incredibile. Quindi mi tocca scattare in salita. Via, via! Scatto di pantani! 10:30. Condizione ottima, oh! Non ci avrei creduto. Per ora sto bene, poco bene. Le strade sono belle, sono sgombre, si sta bene. Non piove soprattutto. Stasera c'è una nuvola un po' nera qua sopra. Me la butterà? Lo scopriremo tra poco. Pausa sandwich. Ho approfittato, ho messo... mi sono messo i sacchetti cookie sopra i piedi perché ho le scarpe bagnate. C'è anche un po' di inventiva, eh? Avventura anche questa. Se no... Con questa smorfia termina il video di oggi. Continuo a pedalare ancora un po', mezzanotte, no, 11:30. E... giornata è stata durissima, veramente. Tutto quel sale scendi là mi ha ucciso. E... a un certo punto ho rotto anche di testa, proprio, non ce la facevo più. E... forse ho mangiato anche poco, non lo so. Ma è stato un momento proprio di crisi, eh? Crisi nera. Poi magari qui non si vede tanto, ma è stata veramente tosta. Oggi giornata più dura del giro. Ora via. Sto bene. E voglio continuare finché, non lo so, finché regge il tempo, perché non voglio trovarmi domani sotto la pioggia tutto il giorno magari. Comunque le previsioni non sono delle migliori, nemmeno il cielo. Bah, vediamo come va, signori. È tutta un'avventura qua. Vediamo cosa ci aspetta. Comunque siamo a 210 km da Capo Nord. A me piacerebbe fare tutta una tirata, ma non so se ce la faccio. Beh, lo scopriremo, eh. Vediamo che succede. Finché sto bene pedalo. Finché non piove pedalo. Alla prossima, signori, alla prossima. Arriverà la fuga? Arriverà la fuga? Non si sa.